Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Bowser Inside Story. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che siamo usciti dal corpo di Bowser e siamo ritornati qui a Fungopoli. Però a Fungopoli c'è un problema: non possiamo avvicinarci al castello perché c'è un muro gigante creato dall'energia oscura che non ci permette di proseguire. Allora, qui ho fatto giusto un paio di livelli, niente di eccessivo. Tu che c'hai? Ho visto una strana cosa sulla spiaggia Scogliocanino. E poi c'era una casa proprio bizzarra sulla spiaggia Scogliocanina. E poi dopo non mi ricordo più. E poi ricordo il castello di Bowser, una stanza fredda del castello di Bowser. E poi nel castello di Bowser c'era questa stanza fredda, funghi, sagome di funghi. E poi dopo non ricordo più. Accidenti, che nervoso. Che sta dicendo? Mio fratello è un esploratore. È partito alla ricerca degli attacchi speciali, ma un giorno ha mangiato un fungo banale. Dio mio, il fungo banale. E si è dimenticato tutti i viaggi fatti finora. E poi, dopo, ha provato a fargli ricordare qualcosa, ma... Ti ricordi cosa c'era sulla spiaggia del castello di Bowser? E nel castello? Era di sicuro un attacco speciale. Brillava più degli altri che avevo visto. Deve essere per forza un attacco potente, ma non riesco a ricordarmi qualcosa di importante. E poi, dopo... Mario, fallo contento e fagli qualche domanda. Quando parla della spiaggia Scogliocanino e del castello di Bowser e degli attacchi speciali si sente meglio. E poi, dopo... Spiaggia, castello, vabbè, non gli chiedo niente, perché alla fine ci dice che in quelle due zone c'erano appunto degli attacchi speciali per noi, ma... oltre a quello ci serve veramente a nulla. Volevo vedere solo se c'era qualcosa. Questo è il primo che è esploso, insomma. Tornare da mia moglie e da mio figlio. Magari quando risolveremo tutti saranno tutti magri, belli e puliti. Magari qualcuno ci dropperà anche qualcosa. Volevo vedere se anche da questa parte, a parte il dottore, c'era qualcosa che potevamo prendere, ma immagino di no. Perfetto. Allora, vediamo l'ultima zona, se qui sulla destra c'è qualcos'altro. Non credo però. Vietati i virus, beh certo. Però qua c'è la fontana. Ah, aspetta, se non ricordo male succede mica un incendio più avanti nel gioco, qua nell'ospedale? Può essere, però non mi ricordo. Comunque, livellando, sono salito di livello, sono salito anche di grado. Ho comprato qualche spilletta con i soldi che ho fatto livellando. E a parte quello, ho comprato appunto quelle spille che ci potenziano il quantitativo di soldi e punti esperienza ottenuti. Allora, la spilla non diceva sbagliata, solo per come era scritto era scritto in modo strano. Ovvero, questa spilla qua ci dà sia le monete, questa qua di Mario, sia i punti esperienza, solo che deve essere messa in combinazione con qualcos'altro. Per esempio, in questo caso ci dà solo 20 monete in più, in questo 40 e in questo 60 più 20 di esperienza. 50 punti azione, 50 PV e cura lo stato, doppi danni al prossimo colpo, non è male. La moneta 20%. Allora, per adesso io continuerei in questo modo. Bisognerebbe un attimo vedere se c'è qualche combinazione buona per adesso. Però, a parte questa qua del fantastico e per esempio il doppio dei danni, non mi sembra ci sia nulla. Quindi continuerò con questa per ottenere, qualora trovassimo dei nemici che ci danno abbastanza punti esperienza e soldi, ottenere qualcosa di più. E ora vediamo che cosa c'ha da offrire questo negozio. Oh, lasciate che vi porga il nostro benvenuto. Sì. Certo, ora non ci cacci più via, eh. Mannaggia a te. Allora, abbiamo la tuta eroe, la tuta VIP. Allora, vediamo. 45 in più e 38 in più per Luigi. Ci aumenta solo la difesa, eh. Beh, a Mario servirebbe un po' di difesa in più. Poi aumenta punti azione, recupera PA ogni 1. Wow. Più danni con il martello. Martello e strumenti, casuale. Rubi uno strumento al nemico colpito. 20% in più di danno con un salto, non è male. Recupera il 5% di PV a ogni colpo. Ecco, questo ha già più senso che recuperare 5 PV, per dire. Adesso sarebbe il 5%, sarebbe 10, quindi diviso 2, 5. 5, come esattamente quello. Ma salendo ancora di più di PV ne guadagniamo di più. È più facile realizzare colpi fortunati, questo non è male.
Musi meno PA per ogni attacco speciale. Questo ce ne abbiamo già uno. Perfetto. Allora io punterei a due di questi e due di queste scarpe per ora. Quindi uno lo diamo a Mario. Ecco qua. Equipaggiamolo. E uno a Luigi. Però sono 10 punti di difesa in meno, Gigi? Va bene, dai, posso sopravvivere per il momento. La difesa ce la gestiamo con le tute. Che non sarebbe male, appunto, prenderne una. Non lo so, per magari i vestiti aspettiamo un attimo. Sì, tentiamo la fortuna. E prendo questo. Dai, 10%, 50 monete? No, 100, abbiamo speso 1000, ok. Fatto tutto questo, ci prendiamo un caffettino. Ci prendiamo un'altra sfera. Ecco qua, grazie. E fatto questo, torniamo di sotto. O meglio, torniamo dentro. Eccoci qua. Oh, ma guarda un po' il bruchino. Ehi, Luigi! Ci penso io. Scappo. Ferma lì. Non ti muovere. E io me ne vado. Ciao. Aspetta, tu sei il primo saggio, vero? Vogliamo solo parlare. Aspetta. Mario, Luigi, non mollate. Inseguiamo quel bruco. E che palle. Luigi. Luigi. Ogni tanto vorrei rimanere steso per sempre e non muovermi più. Dove è andato? Nell'apparato traslucido. Wow. Inseguila, Luigi! Forza! Non lasciarla scappare! Luigi! È scappato. Sembra che si possa passare in qualche modo. Ma non adesso. Non ci resta che aspettare finché il dottor Dot non scopre dove sono gli altri saggi. Tanto Bowser è troppo imbranato per trovare la cura stella prima di noi. Luigi! Ciao! Chi sta parlando di me? Mi prude il naso e mi fischiano le orecchie. Forse qualcuno sta parlando di me. Bah, troverò la cura stella prima di Mario. Da che parte si trova la foresta selva fosca? Allora, vediamo intanto... Bonjour, monsieur. Tombien? Il lago blu è luminoso come un safiro. Vuole che gli ridia energia, ma sì, dammela. Un de toi, et voilà! E vai! Perfetto. Allora, vediamo. Equipaggiamento. Avrei qualcosa di nuovo? Allora, guscio duro più 130 di difesa, ok. Poi, bracciali fortunati, colpi fortunati. Recuperi 8% ogni colpo, non male. Mangi due polli assieme, già ce l'abbiamo. No, l'avevamo già visto, però. Io questo qua dei colpi fortunati me lo prenderei. Magari non adesso... Però ce lo prendiamo da parte. Il guscio... Possiamo aspettare per il momento. Vuoi la fortuna, monsieur? Certo. Vai. Questa. Che sfortuna. Ok. No, non compro nulla. Grazie. E ora proseguo. Oh, ma guarda. Dobbiamo fare dei massaggi qui, immagino. Oh, ma che bel tenebroso. Sei qua per i massaggi? Che cazzo hai detto? Benvenuto. Artigli fatati, scusa se ti metto fretta, ma cominciamo? Da quando sono entrato non sto capendo un accidente di quello che dici. Che carino che sei quando ti arrabbi. Sei venuto qua per farmi massaggi, giusto? Giusto un corno. Con chi credi di avere a che fare? Con un Goomba? E poi che accidenti sei tu? Ma che cusciolo irascibile. Vuoi sapere chi sono? E va bene. Mi chiamo Lucrezia Blocco e sono una semplice dama. Negli ultimi tempi mi fa male la schiena e soffro nelle spalle, sulla fascia lombare, quindi aspetto che qualcuno mi faccia i massaggi. Ma tu con quei muscolacci avrai di sicuro la forza per aiutarmi. Cosa ne pensi, ti va di massaggermi? Ma perché proprio io? Ma che gente assurda c'è in giro in questo regno? Ti regalerò una cosa. Una cosa cosa? Oh,
Tenero avvidastro, quanta energia! Fammi pensare, ti regalerò qualcosa dalla mia collezione di articoli di equipaggiamento. Arraffare tutto l'arraffabile è il mio motto. Su, voltati, lascia fare a me. Mio caro guscio duro, sei proprio un giovanotto irrequieto, ma sai, i muscoli della mia schiena sono rigidi come una pietra. Non basteranno che i tuoi amorevoli artigli per scioglierli. E allora cosa vuoi che faccia? Lasciami riflettere. Su artiglieria, come mai state tagliando? Ma chi è quel morbido funghetto? Sono un membro della pluriunità Goomba al servizio del sommo Bowser. Pluridecorata, forte quindi. Oh oh oh, ho un'idea. Potrebbe andare, fascinoso Bowser. Ti chiami così, dico bene? Quei tuoi piccoli e forti sottoposti potrebbero aiutarti nei massaggi con dei muscoli doloranti. Stai dicendo di usare la mia unità per... Ma sei scema? Non mi suona male. Tu che ne pensi? Io? Pensare? Se sua austerità ordina... È fatta, dama. Lucra troppo. Vabbè, siamo d'accordo. Guiderò alla carica le mie truppe per sciogliere quei tuoi muscoli irrigiditi. Oh oh oh, bene, molto bene. Attacca più a lungo che puoi. Rilassa i miei poveri muscoli. Colpisci con decisione. Mostrami il tuo limite. Va bene. Oh oh oh. Comincia quando vuoi. Allora, ecco, l'attacco dei Goomba è terribile. Vorrei già usare il tipo timido, ma immagino che non lo conti. Dobbiamo arrivare a 250, madonna mia signora. Allora, requisiti per il voto 150, 250. No! Ciao. Andata. Non lo farò. Non riuscirò mai a farlo. Sì, come no. Io l'ho sempre odiato. Niente, quello coi Goomba, col suo emulatore, più di così non riesco a fare. Magari ci tornerò più avanti. Ti aspetto, certo. Tornerò quando avrò un attacco più forte. Detto questo, dove dobbiamo andare? Visto che la strada già l'ho girata. Allora, di qua posso passare con Bowser? Mi sa di sì. Anche perché in teoria qua è chiuso. Qua devo fare il giro. Forse posso passare anche di qua, però aspetta. No, di qua non posso passare perché... 50 monete. Ci sono sti blocconi iperduri che per il momento non possiamo abbattere. Di qua c'è uno shortcut che dobbiamo attivare. Questo vuol dire che dobbiamo fare il giro. Questo tra l'altro è una cavolata da fare con Mario e Luigi, perché fa solo un tipo di attacco. Un fuffi blocco, vai. Vediamo. Aia, ho lasciato troppo presto il colpo. Ecco fatto, minchia, 121. Ecco fatto. Beh, in realtà anche con Bowser è facilino farlo. Anche Bowser dovremmo livellarlo, solo che Bowser questi nemici ci guadagna abbastanza poco. O più che altro, 150 non è poco, ma non guadagna come guadagnano Mario e Luigi qua. Perché Bowser quelli lì piccoli li uccide con un colpo. Ah, troppo tardi. Li uccide con un colpo, mentre... mentre appunto Mario e Luigi devono affrontare questo e quelli lì piccoli. Ecco fatto. Beccati la fiammata. Perché sbaglio i tempi oggi di sto attacco? Non li sbaglio mai. Ecco qua, andato. Beh, siamo saliti di livello. La classe per adesso è ancora un po' bassa. Preso, vabbè, non serve a molto, ma ogni tanto dobbiamo aumentare anche quella. Allora, chi altro c'è su questa via? Allora, qui c'è lo shortcut che è chiuso per il momento. Questo vuol dire... vorrei avere la mappa, però vediamo lo stomaco di Bowser. Non c'è nelle impostazioni
Non ci sono neanche le postazioni. Il modo di avere la mappa invece di vedere lo stomaco ogni volta. Sentite anche voi un rumore di passi pesanti? Può essere solo il nostro Bowser. Chi mi chiama? Noi, l'unità Koopa, siamo qua giù. Bowser! Grande Bowser! Sono oltre queste rocce. Troppo dure. Accidenti, sono troppo dure. Adesso sulla crudeltà è qua, mi sento già fuori da questa gabbia. Però non riesce a raggiungerci per colpa di quelle rocce. Sua malvagità non avrà nessun problema a sbriciolare quei quattro sassolini. Hai ragione, il grande Bowser è il grande Bowser. Giusto, viva il grande Bowser. Sì, sì, i miei piccoli sgherri, sbriciolerò queste rocce in men che non si dica. Sua aggressività è sempre più forte. Sommo Bowser! Sommo Bowser! Sommo Bowser! Accidenti, devo trovare qualcosa di grosso per levare di mezzo queste rocce. Qualcosa di grosso. Proviamo a cercare qua attorno. Tipo lanciarti con una catapulta per rompere le rocce potrebbe essere un'idea. Allora, tu vieni qua. Ecco fatto, che sono 50 monete gratis. Perfetto. Vediamo di farla giusta. Ah, perché oggi sto sbagliando i tempi di sto attacco? Non li sbaglio mai, Dio mio. Ecco qua. Dicevamo, fallo giusto. Ecco, esatto. Così ce li leviamo già di torno, questi, in una botta sola. A posto. Detto questo, fiammata. Va bene, non importa, l'importante è che l'abbiamo colpiti. 300 punti esperienza. Sì, potrebbe essere comunque anche questa zona di farming per Bowser. Solo che Bowser lo usiamo più tempo, come ho sempre detto, e quindi di conseguenza ha minor bisogno di andare in giro a livellare. Detto questo, ecco fatto. Già che ci sono. Preso, sono 50 moneta gratis, non le lasciamo certo lì. E fatto ciò, proseguiamo da questo lato. Ce n'è ancora uno di quelli lì? No? Peccato, avrei voluto. Ecco qua, questo. Ma un tileset verde è apparso all'improvviso. Dicevo, avrei voluto esatto ucciderne un altro per fare ancora un paio di punti. Oh, ma guarda, un Lucky Two di quelli. Vieni qua dentro. La cosa bella è che dipendentemente da dove si trovano Mario e Luigi cambiano anche i volti a volte. I volti, sì, gli sfondi. Allora, io lo colpirei con questo nel tentativo di ucciderlo. In teoria ho messo anche quello dei colpi fortunati, quindi proviamoci, magari ci va di culo che lo uccidiamo. Vediamo. Ok, Mario è qua. Perfetto. Che culo. Beccati questo. Lo colpiamo con un pugno? Ma sì, dai. Troppo presto, va bene. Finché faccio comunque questa potenza va bene lo stesso. Quanto prendono? 60 punti appena. Però abbiamo preso la corona d'oro, eh. Aspetta, mica niente. Vediamola subito, che cosa fa? Non serve a niente ma vale molto. Ottimo. Oh, buttala via insomma. Sono comunque soldi che guadagniamo. Ale, sono Bowser acquatico ora. Posso andare anch'io in acqua. Allora, qua dove ci porti? Ah, siamo ritornati in cima, va bene. Ritorniamo in acqua, mi sono divertito. Potevo nuotare anche io come un pesce. Vale. Che poi non è che si può buttare da solo. No, no, no. Bisogno di un peso di piombo che lo lancia dall'altra parte. 10 monete, wow. Uccidendo dei grilli ne ho ottenute 40 in più di monete. Allora, ecco, questo sì che è un bel premio. Ah, stavo giusto dicendo, ma nemici acquatici. No, volevo vedere se Bowser poteva fare l'attacco. Ok,
Dicevo, volevo vedere se Bowser poteva fare l'attacco. Gli saltava in testa, insomma. Credo di no, però. Perfetto, rubata la dentiera. Rubato il gattino. Uffuffi blocco. Ma sì. Ecco fatto. Yeah. Oh no. Aia. E addio il coccodrillone. Vabbè, aumentare la difesa comunque è sicuramente un bonus. No, ti prego, voglio provare a saltare in testa. Ti prego, voglio vedere se funziona. No, mi ha preso da dietro. Ah, cazzo. Allora, rubiamo gli denti. Ecco fatto. Ah! Mi è piaciuto un sacco che è volato via dall'altra parte. In testa. E addio al coccodrillone. Due punti, due pugni e ce li leviamo dalle scatole. Quindi ci può stare, dai. No, ti prego, voglio provare a cadargli in testa uno. Dov'è? No, non funziona e ci trigger automaticamente questa sequenza. Peccato. Gli sarei caduto in testa No, aspetta. Gli sarei caduto in testa volentieri. Ecco fatto. Tanto non è che ci serve a molto togliergli la dentiera, però perlomeno evitiamo che si curi anche. E soprattutto si stordisce per un turno almeno. Non che ci serva, però. Ecco qua. 170. Detto questo, dov'è l'altro? Vabbè, mi è corso lui addosso. Volevo tirargli un pugno. Esattamente così. Come al solito. Via la dentiera. Ma tra l'altro stavo ragionando. Sugghigno ha fatto il lavaggio del cervello a tutte le creature di questo regno, perché c'hanno tutti i suoi occhi o occhiali, non so cosa siano effettivamente. Però mi chiedo se tutti i nemici siano tutti verdi o anche quello è un effetto del suo lavaggio del cervello. Perché va bene i coccodrilli, va bene i grilli, però anche le talpe erano un po' verdognole. Questo mi fa chiedere, è parte del lavaggio del cervello anche il colorito oppure no? Allora, di qua che cosa abbiamo? Di qua si sale. E ok, qui abbiamo un super sciroppo. Mentre di qua abbiamo un altro coccodrillo. Ah, volevo colpirlo. Ok, due dentiere da tirare via. Ah, fantastico. Se usano il sasso si lanciano uno contro l'altro. Troppo tardi. No, ma che stro... Ok, io intanto vi rubo i denti a entrambi. Ecco fatto. Doppia difesa. Dai, lancia un sasso. Bravissimo. Così risparmi un turno. Immaginavo che avrebbe fatto molto meno danno a uno così o comunque qua in acqua, però giusto per amor di causa e per fare più danno a entrambi l'ho usata la fiammata. Perfetto, un altro livello per il signor Bowser. Preso, dai, un 4, anche in PV ogni tanto li dobbiamo aumentare. Dovrei aumentare i punti azione. Dovrei iniziare a puntare anche ad aumentare quelli, effettivamente. Non è che non li voglio aumentare, solo che, come ho già detto, al momento abbiamo veramente
3 attacchi in croce, tra poco 4. E non mi sento di doverli sprecare per quello, insomma, i punti. Certo, più andiamo avanti, più ci servono punti per aumentare e per fare gli attacchi, però... perlomeno... nelle fasi iniziali, almeno, aumentiamo le cose utili. Difesa, attacco... anche punti vita ogni tanto, quando servono. Allora... qui c'è un'altra di queste. Credo che questa sia quella giusta. Mentre l'altra ci portava in qualche shortcut. Qui ci serve l'attacco che per il momento ancora non abbiamo. Questo vuol dire che dobbiamo ritornare in acqua. Peccato. Riappaiono i coccodrilli? Non mi sembra. Ok. Peccato. Vuol dire che appunto... di là ci dovremmo tornare. Eccoci arrivati alla zattera. Ehi, quella nave potrebbe andare bene. Ma quella è una nave. Se colpisco la nave dovrei riuscire a distruggere le rocce. Guarda, te lo auguro. Ale. No! C'è un fiore che fa delle spore lì. No, e sono cretino. Allora, dammi un secondo. Vorrei, questa volta l'ho fatta apposta, provare. No, non mi ferma lì, peccato, eh. No, non ci arriva. Ale. Certo che Bowser surfa proprio in maniera incredibile. Su. Che profumo è? È buono. Mario, Luigi, sta succedendo qualcosa nel naso. Il naso tifone. Ma per favore. Ui. Cosa dobbiamo fare in questa sequenza? Ah, me lo ricordo! Dobbiamo lanciare le spore verso i cosi nasali. Quelle cose che arrivano qua sono particelle di polline. Il naso di Bowser sta reagendo. Plicate, plicate. Pensate che succederà qualcosa se il polline colpisce le pareti? Provateci, se colpite il polline e lo fate volare facendo scorrere velocemente lo stilo. Seguite Mario e Luigi in questo modo. Puoi muoverli lungo la traiettoria tracciata con lo stilo. Muovi Mario e Luigi in questo modo e fai volare il polline verso le pareti. Le pareti reagiscono e cambiano colore quando vengono colpite dal polline. Provate a cambiare il colore di tutte le pareti. Puffete. Ruff. Troppo. Dove vai? Ce ne manca ancora uno. Vai. Perfetto. Preso. Le pareti stanno reagendo in maniera più violenta. Adesso dovete colpire voi queste protuberanze per dargli uno stimolo necessario. Arriviamo! Ale! E ciò! Aia! Cos'è? Queste particelle blu sono diverse da quelle di prima. Se vi colpisco le perdete un cuore. State attenti a non perderli tutti. Aspetta che ve lo rigenero. Sono stata colpita io, non voi. Evitate il polline blu. Falla facile. Aia. Ciao.
Sì. Mi sento meglio. Perfino i miei starnuti sono impotenti. No, aspetta. Era impotenti o iperpotenti? Ho avuto un attimo di vuoto su quello che ho letto. Allora, a proposito di quello che abbiamo letto qui. Qui abbiamo uno di questi. Questa è un'altra zona, però. Allora, aspetta un attimo. Dite che la posso raggiungere? No, ovviamente no. Va bene. E andiamo a farci un altro starnutone. Ma io volevo colpire quel blocco prima. E ancora quel profumo. Mi inebria. Mi piace come Bowser sia un cucciolone in questa parte. È proprio... Wow, mi piace questo odore. E di nuovo, rieccoci qua. Colpiti tutti. Ecco qua. Perfetto. Me ne manca uno da questo lato. Presi. Arriviamo! Troppo tardi. Preso. No! Cazzoni. Va bene, dai che possiamo ancora sopravvivere. Ok, calmo. Preso. Ce ne manca ancora uno. No! Cacchio. Troppo tardi. Mi sono mosso che ormai stavo... Ero già in quella direzione. Vai, prendilo. Ok, è il primo andato. Aspettiamo che ormai cambia. Dai, preso, perfetto. No! Che stronzo! Non pensavo che con la coda mi avrebbe preso. Preso anche un altro, me ne manca uno. Vai, vai, preso. Ok. Questo giro ce l'abbiamo fatta facile. Ciù! Ve l'avevamo detto che Bowser ce l'avrebbe fatta! Che spavento! Bowser è arrivato! Cacchio! Che male! Certo che solo io riesco a fare ste cagate! Allora, vorrei però andare a prendere... quel blocco che abbiamo lasciato in mezzo al mare. Siamo liberi! L'unità Koopa è stata unita agli attacchi dei speciali. Non ho parole, siamo Bowser. Ha pensato persino di usare la nave solo per stupirci. Tutti avrebbero preso a pugni le rocce. Sua maestà però ama le sorprese. Evviva Bowser! Sommo Bowser! Sommo Bowser! Sì. Ah, 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 ah. Già, vi siete presi un bel colpo, eh? Avevo preparato apposta la nave solo per farvi stare a bocca aperta. Sommo Bowser! Sommo Bowser! Addirittura, sommo Bowser! Sommo Bowser! Perfetto. Allora, se andiamo di qua, dove andiamo? Perché c'era... Esatto, c'era un blocco qui. No, mi sa che stiamo andando dalla parte giusta, aspetta. Non voglio andare... Ah, va bene, stavo dicendo, non voglio andare di qua. Preso. Voglio prima andare... di nuovo in mezzo al mare. Ecco, fatto. Dai, sono facili da abbattere questi. Ci ho sperato morissero, ci ho sperato, eh. Certo, bravo, curati, codardo. Tu invece non ti curi per niente. Aia, che male. Muori? Perfetto, andata. E uno sciroppo. Detto questo, appunto, fammi ritornare di là.
C'è il blocco in mezzo al mare e c'è un blocco rosa con il punto esclamativo da attivare. Perché appunto c'è quel blocco qua in mezzo al mare che secondo me è attivabile in qualche modo, eh. Ah, che stupido, certo. Guscio sfrenato, proprio un cretino. La mossa più semplice possibile, io che pensavo di dover fare il giro in modo assurdo. Difesa e attacco. Benissimo, bene bene bene. Questo sì che è un ottimo premio. E abbiamo meno punti azione, aumento della difesa, che non sarebbe male. Abbiamo le zanne brucianti, zanne speciali. Questo dei colpi fortunati non sarebbe una cattiva idea. Di 18 punti d'altronde non è che perdiamo chissà quanto, però al momento forse è comunque buono tenerselo. E dobbiamo provare ad attivare quel blocco rosa adesso. Proviamo a vedere se rifacendoci il giro da questa parte qualcosa succede, no? No, qua c'era la nave prima. No, eh? Sai che mi sa che... Ah no, beh, in teoria basta fare così, vero? No, siamo ritornati dove eravamo prima, o sbaglio? No, eccoci qua, perfetto. Vediamo che cosa fanno. Ah! Vabbè, niente di eccezionale. Ci siamo tolti almeno questa curiosità di mezzo. Noi ci salutiamo qui. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!